Ciao a tutti e bentornati, sono Nico, un nuovo video dedicato agli upgrade dei nostri amatissimi notebook. Vi farò vedere un Lenovo, l'81MT, dove noi andremo a smontare la RAM in dotazione che è una 4 GB e ne metteremo una da 8. A completare le caratteristiche di questo notebook entry level c'è un SSD da 256 GB. Il classico schermo 15 pollici e 6 in HD, la RAM da 4 GB che per l'appunto noi andremo a sostituire e una CPU AMD A49125 a 2.3 GHz. Sinceramente non è un notebook dalle prestazioni spettacolari, neppure dalle prestazioni medie, diciamo che si salva sulla sufficienza. Il modello preciso è il V145 15 AST e adesso vediamo un po' come fare. Ma prima di cominciare a smontarlo, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina in modo da restare sempre aggiornati sui nuovi video che vi presento, che vi porto. Ci sono ben 13 viti da smontare. Adesso io in post-produzione ve le evidenzio in modo che sia ben chiaro. Una delle particolarità di questo notebook è che la scocca non viene via facilmente, mentre quelle che ho postato negli anni passati, qualcuna era difficile, ma nessuna è risultata così ostica a venire via come quella di questo notebook. Quindi dovremo lavorare con molta molta delicatezza e molta molta attenzione. Altra cosa importantissima che vi consiglio è durante il lavoro che voi farete copiando questo video è di mettere le viti in ordine perché ci sono lunghezze diverse e rischiamo di rovinare la scocca una volta che andiamo a rimontare tutto. Estraiamo l'unità ottica appena abbiamo tolto la vite che la blocca, finiamo di estrarre tutte le altre viti. Io adoro la post-produzione perché tutto sarà molto più veloce, soprattutto la parte in cui sto svitando queste viti. Il lavoro tra montaggio e rimontaggio porterà via almeno una quarantina di minuti, non di più. Ma in ogni caso l'importante non è andare veloce, ma andare con sicurezza. Adesso prendo la mia adorata carta SIM. Tra poco andrò a sostituire perché non ne vuole più e andrò a attaccare piano piano la piedinatura. In realtà la parte più complicata, e quindi è quella do dove io vi consiglio di fare più attenzione, sarà quella dove ci sono le cerniere che legano il monitor al resto del notebook. Come vi dicevo, eccoci alla parte, questa è la parte più complicata, che è quella vicino alle cerniere. Io vi consiglio di fare ciò con la massima attenzione. Lo so che l'ho detto e l'ho ridetto perché basta poco a rovinare la scocca ed è venuto via senza nessuno sforzo. Qui è bello scarico, quindi non scollegherò i cavi della batteria. Qui troviamo i collegamenti per l'unità ottica, qui c'è l'SSD che è connesso, qui c'è la batteria che è scarica e qui c'è il nostro banchetto di RAM che adesso io vado a strappare, sostituire con questo modello qui che adesso vi lascio magari in descrizione, così se vi serve potete trovarlo e comprarlo. Al solito, il solito consiglio che si dà a tutti: allentiamo i ganci in modo che la RAM si sblocca e la estraiamo sempre senza toccare i contatti, anche se dobbiamo sostituirla. Dopodiché prendiamo la RAM che vi ho già fatto vedere. Non tocchiamo i contatti, giriamo rispettando lo zoccoletto e con un'inclinazione di 45 gradi circa la spingiamo fino in fondo e dopodiché un clic verso il basso. Sentirete il clic
dei due fermi che bloccheranno la RAM. E adesso non si muove più, perfetta, non ci resta che poggiare la scocca sopra e con una leggera pressione su tutto il bordo andiamo a bloccarla. Sentirete i vari clic dei vari fermi in plastica che ritornano al loro posto. Controllate anche ad occhio se è tutta chiusa in maniera corretta, perché altrimenti possiamo avere dei problemi al momento in cui andremo a rimettere le viti. Quindi un bel giretto sul perimetro, rimettiamo dentro l'unità ottica e andiamo a prendere le viti che io ho, come vi dicevo prima, già sistemato in modo da non confondere la loro disposizione. E vai di post produzione a tutta velocità. Ragazzi, il notebook è pronto, il lavoro è finito. Ultima cosa da fare è accenderlo, andare sulla BIOS e verificare che sia tutto a posto. In realtà questo lavoro andrebbe fatto prima di chiudere tutte le viti, però siccome sono arrivato al 30° pezzo che monto, so già che andrà tutto bene. Quindi magari chiudete la scocca, ma le viti mettetele dopo che avrete verificato che la RAM viene vista dalla BIOS. E qua ci sono i nostri 8 giga di memoria RAM che sono andati a sostituire i 4 giga originali. Ragazzi, con questo è tutto. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati. Scrivete se avete bisogno di chiedere qualcosa, rispondo appena posso, giuro. Lasciate un like per aiutare il mio canale. E da Nico è tutto, alla prossima. Thank you.